Buonasera a tutti ragazzi e bentornati al canale B-World 2.3. Parleremo della serie Astronomy Universe, 57° episodio. Allora, recentemente avevo approfondito riguardo all'osservazione della congiunzione con la Luna con due pianeti che mi pare che era Marte e Venere. Sì, ecco, ora me lo ricordo. Invece, quello che voglio approfondirvi qui in questo episodio si tratta sul Ferragosto, come l'ho passato. L'ho dedicato alla fantascienza riguardo alla vita extraterrestre e all'astronomia, sui pianeti e le stelle cadenti. Questo l'ho dedicato. Bene, innanzitutto approfondiamo prima di tutto quello che abbiamo fatto recentemente negli scorsi episodi precedenti e poi andiamo avanti. Va bene, quindi vi auguro una buona visione. Bene, quello che abbiamo fatto recentemente era questo qua. Aver approfondito la congiunzione fra Venere e Marte. Poi vi ho mostrato le mie attrezzature, il mio telescopio non manca mai e il treppiede che serve per fare le foto che non vengano mosse. Poi qui mi ero fatto un selfie io stesso. Poi qui invece intravediamo la Luna con i pianeti. Ma c'è una foto più dettagliata. Ed è questa qua. Marte è lì, verso sinistra, Venere in basso. Invece qui è la Luna vista dal mio telescopio, Venere vista dal mio telescopio e Marte visto dal mio telescopio. Infine. Giusto? Ma ad oggi parliamo di uno speciale davvero straordinario che vi piacerà di sicuro. Allora, volevo parlarvi di questo. Ricordate il Ferragosto? Esatto. Che cosa l'ho dedicato questa volta? Questa volta l'ho dedicato alla fantascienza e all'astronomia. E allora, il post mio è questo. Buonasera e buon Ferragosto a tutti voi, cari amici miei. Oggi vi porto uno speciale riguardo all'astronomia parlando sulla vita oltre i confini del nostro sistema solare, osservando i due pianeti Giove e Saturno, ammirando pure le Perseidi, che questo è il periodo perfetto per osservare le stelle cadenti. Buon Ferragosto, voi come lo state passando? Bene, il Ferragosto ho deciso di passare alla fantascienza, ovvero che si parla della vita extraterrestre, all'osservazione astronomica dei due pianeti come Giove e Saturno, e riguardo alla pioggia delle stelle cadenti, pioggia di meteore anzi. Ma su che cosa cominciamo prima? Parliamo della vita extraterrestre come prima cosa e poi incominciamo con le altre, tipo sui pianeti e quant'altro. Esatto, la vita extraterrestre. Ovvero la vita al di fuori del nostro pianeta. E può essere sia unicellulare, animale e intelligente come categoria. E questa è la domanda che si è posto l'uomo per parecchi decenni. Siamo soli nell'universo? Ovviamente nessuna risposta si è data, né che siamo soli né che non lo siamo, entrambi terrificanti, 50 e 50. Primo, non si può considerare a non essere soli, dato il vasto numero di stelle nell'universo e i pianeti scoperti che sono più di 6.000, alcuni simili alla Terra. Poi l'altra cosa, considerando che non si può considerare di non essere soli, perché non hai la prova. Questo sarebbe. E quindi su che cosa andremo a approfondire?
Semplice, parlando su certe basi. E incominciamo riguardo ai pianeti scoperti. Esatto, si è considerato questo qua. Ci sono stati scoperti più di 6.000 esopianeti al di fuori del nostro sistema solare. Alcuni simili alla Terra, alcuni sono come e i giganti gassosi tipo Giove o Saturno, che sono fatti di gas, altri sono rocciosi, altri sono simili alla Terra, altri invece sono classificati superterre o mondi oceanici, ovvero pianeti ricoperti d'acqua. Allora, la nostra amata casa, in cui viviamo, il pianeta Terra, giusto? Come ho già detto, ci sono miliardi di stelle e in una di esse possono ospitare pianeti più o meno simili al nostro. Quindi tutte queste miliardi di stelle sono altri soli come il nostro. Ma non siamo soli sulla Terra, visto che abbiamo compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Gli animali, stiamo parlando. Considerarsi soli nell'universo significa che non esiste altra civiltà intelligente, nemmeno animali, in altri mondi. La vita extraterrestre. E qui dice il paradosso di Enrico Fermi. Se l'universo brulica di alieni, dove sono tutti quanti? Questo è il paradosso. Quindi se non fossimo soli nell'universo, la vita aliena esiste, ma sono così distanti che non abbiamo avuto nessun contatto? Per molto tempo si è considerato nel nostro sistema solare questa cosa, se ci fosse la vita anche su altri pianeti. Un tempo si pensava che Marte o addirittura Venere fossero abitabili, ma si è data un'illusione. E allora che cos'è da concludere? Soli nell'universo? Beh, perché conoscevi soltanto 8 pianeti del nostro sistema solare. Ma dopo il 1998, da quando hai scoperto il primo pianeta extrasolare, cambiò tutto. Questa sarebbe la prima immagine del primo esopianeta trasmessa. Giusto? E che cosa c'è da dire? Ha cambiato del tutto le nostre conoscenze. Conoscevi soltanto 8 pianeti, ma ne hai scoperto un altro, ma non che fanno 9 nel sistema solare, non c'entra un bel niente. C'è una bella differenza fra pianeti del sistema solare nostro e pianeti di altri sistemi stellari o planetari. C'è una bella differenza. Se invece fai il conto di tutto l'universo, oppure il conto di quanti pianeti ci sono nella galassia, certo va contato. Ma quando si tratta di sistema solare non c'entra niente. Di fatto, per parecchi decenni se ne sono scoperti sempre di più esopianeti. Giusto, ma poi fu scoperto un sistema planetario particolare, planetario perché sono pianeti in questo sistema solare come il nostro più o meno. Anche se sono 7. Questo è il sistema stellare TRAPPIST-1 chiamato. È stato scoperto, certo, i suoi pianeti, però non si sa nulla al riguardo. Si sa soltanto che ci sono questi pianeti. Poi col tempo del passare degli anni, anzi nei decenni, hai catalogato i pianeti in categorie delle zone. Zona abitabile e zona non abitabile. I pianeti quelli che sono vicini alla propria stella e i pianeti che sono lontani dalla loro stella. Ok, perciò quando non sapevi l'esistenza di altri mondi al di fuori del nostro confine del sistema solare, pensavi che eravamo soli nell'universo. E quindi si era data la conferma deludente. Ma questo ti ha fatto cambiare idea.
non puoi considerare né l'una né l'altro. Sempre di più vengono scoperti i pianeti, esopianeti, e sono i più interessanti e i più studiati del sistema solare. Puoi fare soltanto questo qua, cercare forme di vita extraterrestri unicellulare, non intelligente. La vita intelligente è al di fuori del sistema solare, perché qui nel sistema solare è la Terra ed è un dato di fatto. Venere è troppo caldo ed è acido, poi Marte è un deserto. Poi gli altri pianeti tipo Mercurio, troppo vicino. E gli altri due pianeti che sono fatti di gas, Giove e Saturno, nessun essere può abitare in un pianeta fatto di gas. Poi ci sono i giganti di ghiaccio, Urano e Nettuno, troppo freddi e lontani, perciò niente vita. Ma come vi ho già detto, scoprendo sempre di più gli esopianeti, addirittura molto simili alla Terra, hai parecchi dubbi a considerare l'unica forma di vita nell'universo. Ok, abbiamo parlato di questo, adesso cataloghiamo la vita aliena. Non è soltanto intelligente, sia unicellulare. E animale, quella intelligente. Adesso andiamo a vedere. Allora, questa è la vita aliena catalogata. Vita unicellulare, vita animale, vita intelligente. Unicellulare ti riferisci a delle biofirme, che siano dei batteri o dei virus. Poi abbiamo la vita animale, ovvero animali propriamente di un altro mondo, sempre vita sviluppata e non dei microbi. Per quanto riguarda la vita intelligente, sono due categorie. Uno si basa su una civiltà avanzata dal nostro punto di vista, mentre l'altra categoria di vita intelligente è proprio forme di vita più avanzate di noi. E tra la quale adesso iniziamo qua, sulla vita unicellulare. Quando si parla di vita extraterrestre non si intende soltanto forme di vita intelligente, ma anche la vita unicellulare, ed è la base di tutto, ovvero la nascita della vita stessa. Qua stiamo parlando. Perciò che cosa da premettere? Quindi gli alieni possono essere anche microbi come dei virus o dei batteri. Tipo che sono un pianeta simile alla Terra che si stia sviluppando però e che il loro sole abbia un'età in meno al nostro. Perché le stelle più giovani significa che la vita si stia sviluppando. Invece le stelle più vecchie del nostro Sole, la vita già ha da molto più tempo che si sia sviluppata prima di noi. Allora, poi non parliamo solo di organismi unicellulari, ma anche di vita animale. Forme di vita già sviluppate. Certo, non sono intelligenti, però stiamo parlando della vita animale. Tipo i nostri amici a quattro zampe ci fanno compagnia, ma sono sempre esseri viventi. La stessa cosa anche sulle piante equivale, questa cosa. Piante aliene in un pianeta in cui la vita si sia sviluppata già è da parecchio tempo. Allora, di vita intelligente stiamo parlando di forme di vita dal punto di vista nostro, giusto? Civiltà del nostro stesso livello. Quindi come puoi accorgertene della loro presenza? Questa si chiama tecnofirma, ovvero le prove dell'esistenza di tecnologia. Allora, quello è un confronto col nostro pianeta.
con il pianeta sconosciuto. Giusto, lo smog. Proprio un'evidenza. E hai trovato una civiltà aliena del nostro stesso livello. Mentre l'altro aspetto diverso è questo qua. Fonti artificiali. Tipo, ad esempio, se si tratta di una civiltà dal nostro punto di vista come la nostra, vedi delle sorgenti artificiali come le luci. Non è difficile individuare un pianeta luminoso. E anche quelle prove della tecnofirma, diversamente dalla biofirma. Come prima vi ho spiegato, lì sopra c'è il confronto col nostro pianeta e quello è il pianeta sconosciuto. Quindi non è così difficile individuare una civiltà come la nostra, di livello tecnologico. Per quanto riguarda invece la vita intelligente, ovvero civiltà più evolute della nostra, al confronto nostro, non sappiamo niente. Non sappiamo niente su di loro. Nemmeno che tecnologie utilizzano o dispositivi di comunicazione. Insomma, una civiltà parecchio più avanzata della nostra non è così facile. Possono agire molto diversamente. E non è così facile avere contatti. Infatti c'è il paradosso di Fermi. Dicevo, il paradosso di Fermi dice questo. Se ci sono civiltà aliene, dove sono tutti quanti? La famosa risposta: siamo soli nell'universo oppure no? Entrambi sono terrificanti. Questo era quello che ho approfondito riguardo alla categoria della vita aliena, unicellulare, animale e vita intelligente, sia dal nostro punto di vista, sia dal punto di vista più avanzata della nostra. Bene. Adesso approfondirò questa cosa riguardo al sistema 21 Sagittari, che in cui l'ha menzionato il documentario che vi ho mostrato io stesso, dello speciale Focus, Alieni Primo Contatto. Allora, stiamo parlando del sistema 21 Sagittari. Vi sto mostrando quello che aveva detto recentemente lo speciale Focus e Alieni Primo Contatto, giusto che il James Webb ha analizzato cosa c'era, non ha trovato un bel niente, solo macerie. Quindi può darsi che questa civiltà aliena sia esistita e che quando il loro sole si sia espaso troppo, che sarebbe questa gigante rossa, e ce n'è un'altra che è una nana bianca, avrà distrutto il loro pianeta. E quindi queste civiltà non esistono più. Esatto. Quando una stella ha una massa troppo elevata e si espande troppo, rischia di divorare i pianeti stessi. Con esso tutte le forme di vita. E qui si estinguono, a meno che non creano delle colonie o si espandono in un altro pianeta. Adesso vi mostrerò il video di Alieni Primo Contatto, che me l'ero salvato. Vediamo cosa ci dice. Oggi sono stati resi noti i primi dati riguardanti il sistema Sagittari 21. Qualcosa. I risultati sono piuttosto insoliti. Per 12 giorni il mondo è rimasto con il fiato sospeso. Ora finalmente stiamo cominciando ad avere delle risposte. Il telescopio Webb ha scoperto qualcosa di straordinario.
proprio tu stai andando a trovare le risposte, visto che loro non ti dicono niente. Non sono stati rilevati segnali radio, non ci sono segni di attività e non ci sono pianeti. Niente. Ma ci sono delle tracce che potranno prodotti. Secondo gli studi effettuati, questo anello e l'oggetto che è passato attraverso il nostro sistema solare potrebbero essere dei residui di una civiltà. Lo so cosa si tratta, sfera Dyson, una struttura attorno a quel tipo di stella. Ma approfondire la storia antica dello spazio. Quindi civiltà di tipo 2 che si siano estinte, ammesso che siano la chiave. Siamo a cercare risposte. Dipende dallo sviluppo tecnologico oppure da se quella stella sia troppo espansa e si divora il pianeta, quindi quelle civiltà non esistono più, si sono estinte. Una cosa è cercare forme di vita nel nostro sistema solare, un'altra invece è cercare forme di vita passata, perché a quanto pare abbiamo ricevuto dei segnali da civiltà che non esistono più. Visto che abbiamo parlato sugli extraterrestri, io ci ho fatto anche un post qua. Che ho trovato. Tipo qua, mi pago, portatemi via. Dopo... Ora capite perché non veniamo a farvi visita? Leggiamo la descrizione del mio post. UFO, buongiorno a tutti voi cari amici miei. Ora un po' di ironia sugli alieni. Bella questa praticamente. C'è sto tizio con i soldi in mano dicendo vi pago, portatemi via. Dopo il disco volante va a rapire una mucca. E poi gli alieni rispondono dicendo... Ora capite perché non veniamo a farvi visita? Praticamente questa è la morale. L'extraterrestre non ti pigliano manco si pave. E te non ne volono soldi. Cercano solo forme di vita intelligenti. Come gli animali. Nuauce siamo scimmie preistorici disevoluti, vichinghi primitivi. Bella. E adesso, visto che ho fatto questa ironia, c'è uno youtuber che si chiama Davide Chio, dove ho raccolto alcune parti della serie Catania Dintorni dove si parla di alieni. E quindi vi mostrerò questa cosa su YouTube. Tutte queste cose qua riguardo l'alieno catanese. E poi dopo questi video... ricomincerò a parlare. Che finiamo riguardo al discorso della vita extraterrestre e incominciamo con l'astronomia sui pianeti. Prima di iniziare volevo mostrarvi questo qua, l'alieno catanese. Giovanni, ma dove mi hai portato? Qua stiamo parendo un desetto rosario. Siamo esattamente nella zona tra Enna e Valguarnera, caro Pipi. E che ci facevo qua, eroi di notte? Non hai sentito il telegiornale, ah, ignorante? Hanno detto che qua nella zona hanno avvistato un UFO. Ma vai, e che credeste minchiate tu? Cioè mi portaste qua, eroi di notte, per vedere l'extraterrestre? Muto, credino, che esistono a per davvero, quando era nico ne visti uno. E poi volessi sapere, magari come viri, poi che fai, forza? Ma che saccio, non facciamo amico, non portiamo a mangiare carne e cavallo, ne facciamo un aperitivo a Mary Giove Saturno, guarda su zone auto. No, guardaci sui buchi neuri. Un buco neuro là è tonda la testa. Oh, oh, tagliate lì. Luce blu e luce rossa. Che volesse dire, scusa? Hanno detto che l'UFO emette luce lampeggiante rossa e blu. Ci siamo, lo sapevo. Ma che saccio. Aspetta, aspetta, che ora provo a comunicare. E io essere Giovanni Mammoro.
40 anni, venire da Catania, faccio stagnino. Tu chi essere, da dove venire? Io chiamare Santo Pappalardo, 59 anni, vengo da Calascibetta e porto l'ambulanza. E ora stavo cagando a rero cespuglio, mi lasci da pace, puttana la miseria. Minchia, che sto con tante cespuglie che c'erano, proprio cavolo che era a cagare. Che mala combassa. Guarda, Giovanni, un UFO! Ma quello non è un UFO, è un gufo! Ah, vero, oggi non l'avevo visto, oggi! Ah, mi piace italiana la scena di notte, vero? Ma non ne vedo che fare! Guarda che meraviglia, Affi, guarda che bello, guarda come vola libero nella natura! Ma come sai pagare il gufo, buona? Ma che se pazzo ammazza sto bello gufo? Ora non restiamo, che mi viene fame. Ma non vuoi ammazzare il gufo, era così, a tipo spot, e poi c'è chi dell'ambulanza ne viene a denuncia! Lo sapeva che c'era uno staviretto del suo picchetto, staviretto! Pii, ma morirai! Bastardi! Incredibile, hanno resuscitato il gufo, ma come cavolo fanno? Pazzo, meno modo mentale squilibrato, che cosa hai fatto? Mi fecero scappare un gufo che me l'avevo mangiare, ma che te pare giusto? Ma non ci può sparare all'extraterrestre! Aug, veniamo in pace. Un sonde bastardo a leccamobbo sparapire da caranzi di auto, spatte venite in pace e su venivate più fare la guerra, mi lanciavate a bomba atomica. Ma chi è l'alieno dello San Cristoforo? Mi scusi, signor alieno, come fa a parlare il nostro dialetto così bene? E chi ve pare che sogno un dinosauro vichingo primitivo come voi altri? Noi siamo gli extraterrestri, siamo super evoluti, super naturali, super... Magari super mondati, siete. Ora mi spiegate come fa a una ragazza, che c'è mia figlia che fra due fa la prima comunione. Ma mi scusi la curiosità, ma lei che ti stava facendo qua sulla terra? A me confondi, era andare a Lattia e pigliai a traversa sbagliata e mi pesse comunque un nodo. Magari sta secca, ci facciamo pigliare un reddito di cittadinanza, non si preoccupi. Oh, mica spirito, perché ci chiama alle amici miei e faccio sparare quattro raggi laser a tipo mazinga che vi faccio scoppiare. Dai, non si innervosisca, se è per riparare l'astronave, io da macchina c'hai un cric e due chiavi inglesi, stiamo a vedere qualche bollone. Un cric e ve la tanto appare in dalla testa, ora basta, mi si dia, ora ci chiama Federazione Galattica e vi faccio scombare, vi faccio abbiare in un buco. Ah, Giovanni, ma che combinato? Oh, mi faceva troppo male il sangue. Beh, su questo hai ragione, eh. Non solo io ospite, spatti volevo comandare la mia casa. E poi razzista, ci faceste caso? Era qualche alieno polendone. Ma dove mi hai portato? Qua stiamo parendo un desetto rosato. Siamo esattamente nella zona tra Enna e Valguarnera, caro Pipi. E che ci facevo caero di notte? Non hai sentito il telegiornale, ah, ignorante? Hanno detto che qua nella zona hanno avvistato un UFO. Ma vai, e che credeste minchiate tu? Cioè mi portaste caero di notte per vedere l'extraterrestre? Muto cretino che esistono a per davvero, quando erano con i visti uno. E poi volessi sapere, magari come viri, poi che fai, forza? Ma che saccio, non facciamo amico, non portiamo a mangiare carne e cavallo, ne facciamo un aperitivo a Mary Jo Saturno, guarda su zone auto. No, guardaci sui buchi neuri. Un buco neuro là e tonda la testa. Oh, tagliate lì. Luce blu e luce rossa. Che voleste dire, scusa? Hanno detto che l'UFO emette luce lampeggiante rossa e blu. Ci siamo, lo sapevo. Ma che saccio. Aspetta che ora provo a comunicare. Io essere Giovanni Mammoro, 40 anni, venire da Catania, faccio stagnino. Tu chi essere, da dove venire? Io chiamare Santo Pappalardo, 59 anni, vengo da Calascibetta e porto l'ambulanza. E ora stavo cagando a rero cespuglio, mi lasci da pace, puttana la miseria. Minchia, che sto con tante cespuglie che c'erano, proprio cavolo che era a cagare, Che mala combassa. Guarda, Giovanni, un UFO! Ma quello non è un UFO, è un gufo! Ah, vero, oggi non l'avevo visto, oggi! Ah, mi piace italiana la scena di notte, vero? Ma non ne vedo che fare! Guarda che meraviglia, Affi, guarda che bello, guarda come vola libero nella natura! Ma come sai pagare il gufo, buona? Ma che se pazzo ammazza sto bello gufo? Ora non restiamo, che mi viene fame. Ma non vuoi ammazzare il gufo, era così, a tipo spot, e poi c'è chi dell'ambulanza ne viene a denuncia!
Lo sapeva che c'era uno staverenno testa come ghetto, staverenno! Ma morirai! Bastardo! Incredibile, hanno resuscitato il gufo, ma come cavolo fanno? Mi fecero scappare un gufo che me lo mangiare, ma che te pare giusto? Ma non ci può sparare all'extraterrestre! Aug, veniamo in pace! Un son di bastardo al leccamobbo sparapire da canonzi di auto, spatte vedete in pace! E se venivate più a fare la guerra mi lanciavate a bomba atomica! Ma chi è l'alieno dello San Cristoforo? Mi scusi, signor alieno, come fa a parlare il nostro dialetto così bene? E chi vi pare che sogno un dinosauro vichingo primitivo come voi altri? Noi siamo gli extraterrestri, siamo super evoluti, super naturali, super... Magari super mondati, siete! Ora mi spiegate come fa a una ragazza, che c'è mia figlia che fra due fa la prima comunione! Ma mi scusi la curiosità, ma lei che ci stava facendo qua sulla terra? A me confondi, era andare a Lattia e pigliai a traversa sbagliata e mi pesse comunque il nodo. Magari sta secca, ci facciamo pigliare un reddito di cittadinanza, non si preoccupi. Oh, mica spirito, perché ci chiama alle amici miei e faccio sparare quattro raggi laser a tipo mazinga che vi faccio scoppiare. Dai, non si innervosisca, se è per riparare l'astronave, io da macchina c'hai un cric e due chiavi inglesi, stiamo a vedere qualche bollone. Un cric e ve la tanto appare in dalla testa, ora basta, mi si diai, ora ci chiama Federazione Galattica e vi faccio scombare, vi faccio abbiare in un buco. Giovanni, ma che combinato? Oh, mi faceva troppo male il sangue. Beh, su questo hai ragione, eh. Non solo io ospite, spatti voleva comandare la mia casa. E poi razzista, ci faceste caso? Era qualche alieno polendone. Si picchi già, io ero un po' che esaurito. Mi sa che hai proprio ragione, ragazzo. Ma non ce l'ha un amico che la viene a prendere, che le dà un passaggio? Picchi lei, cacco, su stambecco, con sto camoscio d'oro, dopo non può camminare. Se la fermano di nuovo i carabinieri, questa volta l'arrestano per sempre. Sì, ci avevo già pensato. Infatti stanno arrivando i miei amici dalle stelle. Ah, che cosa incredibile, gli amici di Babbo Natale sono i marziani, non ci credo. E allora non ne volevo extra comunitare, cazzo. Ma che caspita ci spari all'UFO, pazzo di catina! A sti bastardi che venono di altri paesi portano virus, portano, ne vogliono fare morire a tutti! Pezzi scimmia bastarda troglodita vichingo zaudo da preistoria, mi spasciasta una vicella nuova, ora mi fai assicurazione! Oh, vedi che è zona rossa, non ti puoi spostare, stida come vuoi tu! Ma che problema avete, cara? Ogni volta che mi venite passare mi sparate, mi facete cascare in terra, a chi mi pare che sogno una caccarazza? Ah, ma ora mi si diai, ora ci chiami i miei compagni da galassia, vi faccio bruciare tutti i pilaroculo che raggi laser! Oh, un baralieno, come sei? Buon anno nuovo, auguri! Auguri stai minchia, a te ti faccio un cerchio do grano su tai scidi, se brucio tutti i fila ti faccio bambare più mesi! Babbo Natale, ustante a come picchio io! Oh, per dindirindina, si sono fregati Rudolf! Famo. Un rombo dotto, rombo spacco, faccio camminare come un dottor House. Ora basta, pezzi per vetti di fiducia, ignasciate il colippo su te scendi su che simula. Il mio buco d'uscita rimarrà sempre un buco d'uscita. Mi sa che fai una brutta fista sera, fratelli. E va bene, io è tuo sangue, mamma mia, oh culo, non mi tocca nudo. Alieno, che ci fai qua? E là, mi servirebbe un esemplare di Maschius Terrestris Menomatus per una missione spaziale di grande importanza e tu penso che potresti essere perfetto. Mare, forse ti sfugge il fatto che io sono in prigione e non posso uscire da qui. Ma allora sì, cretino, ma che te pare che siamo preistorici come voi? Qua c'ho la mia pistola smaterializzatrice che ti teletrasporterà sulla mia astronave. Oh, in che senso smaterializzare? Io non mi voglio smaterializzare! Ah, vedi che figata, oh, e chi è? Guerre Stellari, fratellino fratelletto, prima di partire per le galassie, ma prendereste la saponetta là sotto? E che per caso sarebbe questa qui? Oh, ma che finifici ha per dure che aspetto ancora da, Barry Allen, finalmente ero asti, mi stavo pure preoccupando. Scusa, ho avuto un contrattempo, senti, siccome non riesco ad alzarmi, premeresti il pulsante rosso? Ma che succede, ti senti male, chi hai?
Falco 1 a Falco 2, mi ricevi? Sì, Falco 1, forte e chiaro, dimmi tutto. La Federazione Galattica vuole sapere cosa hai scoperto in questi 2 mesi di perlustrazione sulla Terra e se hai qualche consiglio da darci. Soltanto uno, Falco 1, mi raccomando, se trovate delle saponette a terra, non prendetele, non prendetele. E per quale motivo, Falco 2? Picchi appena va calate va metto non do cu... Baraliano, ma da quale pianeta spedutore a galassia mi sta portando? Stiamo andando in un pianeta sconosciuto e la nostra missione è scendere in ricognizione e fare rapporto alla Federazione Galattica. Mare, ma perché non passiamo 2 secondi di matte, c'è la sonda Perseverance, ci smontiamo i roti e ci vendiamo i cinesi, ne facciamo i soldi. E chi era una 500 bestia che si mette da cintura di sicurezza, ma... Ai cintura di sicurezza e che ci sui, vadia che fanno posti blocco canta a galassia. Oh, oh, rallento, mare, oh! Guarda, capisti perché da mettere a cintura di sicurezza quando stiamo a volando, eh? Ma che modo di parcheggiare questo pezzo di salute animale? Mi stavo rompendo lo strocordo. E su cazzetto, no? Altre ossa non avevo, non ne rompiamo mai. Ora ti faccio una storia di TikTok, ti faccio picchiare poco l'ora in mezza Catania. Signori e signori, la gente tremava. Abbiamo qui l'alieno interstellare, il dominatore dell'universo, tecnologia ultra evoluta. E poi a un riparcheggiare sto schiantando il primo scoglio d'arci zaccano a vicello, va. Ma dai, che cretino, questo telefono è inutile che fai storie, che non piglia né fasto e bene team. Mi vuoi spiegare che ci facciamo un nastro pianeta che mi sta apparendo una Mac? Ci manca solo che spunta freezer e siamo a posto. La missione è quella di controllare se le forme di vita su questo pianeta sono ostili e pericolose oppure no. E scusa, io che ci c'entro, non lo potevi controllare solo? E che c'entra? Mette che spunta Godzilla se mangia, tia, no, io m'ammuccio. Bastardo alieno bastardo, praticamente mi buttaste qua sopra solo per farmi arrosicare dai morsi. Io non ci voglio da sotto a posto to. Mega, e tu così, Freezer Rapid davvero? Ma da scusare, che è vostra astronave parcheggiata da qua sotto? Non è mia, è del mio amico alieno qua dietro, ma perché c'è qualche problema? Nessun problema, sono 2 euro per il parcheggio, che oggi è festivo se fa vecchio stai. Ma Vicky, ma che ci sono i parcheggiatori abusivi magari qua? I parcheggiatori abusivi ci sono in tutti i pianeti della Via Lattea. E poi 2 euro, ma 2 euro non è assai. E ma giù uno soldi picchi miei figli, ma te fa 12 anni e vuole fatto pre-18esimo. Ma come pre-18esimo a 12 anni? E che ci vuole fare i giovani di oggi, sono troppo precoci, comunque c'ho pure possa, se volete pavare capo sto bene, non ci n'è problema. E senti, spidicchio, là hai 2 euro capo parcheggiatore. Ah minchia, c'hai, io soldi non ci n'è rugna nudo. Oh, ma sì, imbezzi bricchi, ora ti faccio un'altra storia di TikTok. Ah dai, che cosa spacchi TikTok? Signori, la gente tremava, si sente tutto dei king della galassia, poi a ora di nascere 2 euro si fa scattiare in da carina, o luco o su caffetti. E va bene, basta, vedremo se mi resta qualche cosa andò cruscotta. Ma cosa, re pazzi, va, ma manco l'alieno non hanno soldi, ma uno per avere soldi, da sta vita, da sto universo, che spacchi a fa? Oh, perché creatore, ma un esiste? Menghe, che creatore è l'ippofante? Aspetta che mi faccio una storia di TikTok che appena donna a Catania mi faccio i soldi. Signori, guardate, sto riprendendo la prima creatura aliena della storia, lo chiameremo ippofante. Oh! Minghe, mi cagai in godo, oh, ippofante, state manzo. Oh, non ti avvicinare, mi ricacciai un covid, sogno sintomatico. Fate da chiara, faccio colonia reperi, ippominio. Oh, grazie Spidicchio, mi sa bastare la vita. Perché io non mi chiamo Spidicchio, sciamonito cretino bestia. Quindi com'è andata la missione? Sono stato bravo? Quel pianeta è pieno di animali pericolosi e parcheggiatori abusivi. È da distruggere, esattamente come la Terra. Ma come a distruggere la Terra? Io partite dalla Champions League, un nemico poi. Mettete la cintura di sicurezza, cretino. Ancora questa cintura di sicurezza, ma perché stiamo arrivando? Ma quante volte te l'hai dire che ti allacciare la cintura dell'astronave, eh? E io quante volte te l'hai dire che ti insegnare a parcheggiare come i cristiani, eh? Pezzi saluto così! Ma mi sento parcheggiamo ora così, a tipo Fast and Furious! Ma poi se posso sapere un mi buttasti, eh? Non ne siamo, che caccia la lava! Siamo sull'Etna, a quanto pare c'è una piccola eruzione da questa bocca che si è aperta in questo periodo. E induppamola sta bocca, no? Come si risolvono i problemi subito subito, basta un po' di forza. Siamo uniti, se non dai la possibilità al vulcano di spuare dalle bocche, puoi causare un terremoto o peggio ancora un'esplosione. Ah, cavo stupiccio con le papuzze con la ficia a scuola Sanbei. Minchia, te l'avevo detto io. E ora che facciamo, Spidicchio? E che vuoi fare, bastardo 2 e 3/4 da torazza? Scappa, no? Scappa! Corre, corre, Spidicchio, corre!
coso come una minicicciola. Giovanni, hai fatto saltare la rete elettrica di tutta la città. Arrestiamo tutte pare oscuro come tante connote. Un bello condizionatore nuovo nuovo, no? Signor Mamoro, che sta combinando da che c'ha? Venga fuori, carabinieri. Minchia, ma che sto affedendo? C'ha, va a descarica, era da sua casa. Se vuoi sapere chi volete, ah? Mi scoppia un condizionatore nuovo nuovo, lasciatemi vedere che oggi c'hai lasciato me l'unghiata, eh? Signor Mamoro, da una recente indagine ci risulta che lei si suca l'energia elettrica da palo della strada e poi non sta facendo la differenziata. Chi è tutta sta munizia caravante? Oh, credi che io non hai fatto niente, ah? E' Iddo, e Giovanni, attaccato, lui e l'altro, si fotta corrente la strada. Bastardo a fio bastardo, bell'amico sì. E io che ho visto dire che tu ti fotti un reddito di cittadinanza di topa, ah? Minchione, ma caccia in associazione a delinquere. E ha puntato gli ammanetti e li portiamo in questura che stanotte sarà una lunga nottata. Maresciallo, diventai pazzo o appi davvero passato un UFO e si buttavo? Questi delinquenti moderni una volta erano dichiarati che i clan e che i famigli e ora sono dichiarati con l'alieni. Direttamente. Maresciallo, non ci prendi pistole nello Fendi. grazie alieno, ci sappi sempre. Chamonix, vedi che c'è un motivo molto importante per cui ti ho fatto venire qua. Dimmi tutto, Umbara, che è successo? Comunque è un bel po' che non ti vedo, ma dove sei stato? A Femmine, da Galassia d'Andromeda, che ci sui meglio discoteghi. Mortale, mi c'è a puttare qualche bota. Comunque, paramo le cose serie. Guarda che caldo afoso in questo periodo nel tuo pianeta, non è normale, è colpa del riscaldamento globale. Se asaccio sta minchiata, ma comunque che si può fare per risolvere sto problema? Non si può fare niente, il vostro pianeta è condannato, fra 20 anni morirete tutti bruciati. Ma come? Ma tu li dici queste cose raccostate? Ma certo che sei tutto particolare. C'è solo una cosa che possiamo provare. Ora ci spariamo bello raggio gamma andò su e cerchiamo di allontanarlo di qualche chilometro in maniera tale da raffreddare la superficie terrestre. Raggio gamma andò su, ma sicuro che non è pericolosa sta cosa? Tranquillo, Mare, noi ci siamo super evoluti. Munci tu bottone rosso, vai. Quale? Chi sto? Se, munci. Ah, bene. Alieno, ma ci avevi detto che ci riaccompagnavi a Catania, no Polo Sud? Che camo a fare, cacchita giova qualche tricheco? Giovanni, questo non è il Polo Sud, qua siamo a Catania, guarda, c'è il liotro tutto congelato, lettera congelata! Vede Mascio, il liotro mi sta parendo un galippo! Credo di aver sbagliato un po' i calcoli, ho allontanato di troppo il sole. Beh, alla fine il problema del caldo ve l'ho risolto, eh? Un nudo che si è fatto tornare l'era glaciale, saranno tutti morti, e ora che facciamo? Beh, semplice, tu e Affio sarete i nuovi Adamo ed Eva, ripopolerete questo mondo come fecero i vostri antenati. Minchione, ma siamo due mascoli, quella da Maseva. Vabbè, oggi è di moda, come chiamato oggi? LGBTQQ. Ah, ti meriti il raggio gamma de conna, ti meriti. Affio, ti stai avvisando, ah? Eva, fai tu. La faccio io. Sì, ma raccomando, non mangiare mele, mangia solo banane e occhio se pende, camuzzica. Ridotte, munizia, state parendo due sacchi di patate. Alieno, tu che sei tecnologico, ci potresti guarire per favore? Per caso ti trovi qualche PlayStation 5 su vecchio? E proprio di questo vi volevo parlare, venite con me, dai! Minchione, ma onde siamo? Guarda Giovanni, quelle sembrano... ma è una montagna di PlayStation 5! Bastardo alieno, bastardo! Ecco perché non se ne trovano più in giro, là e tutte pare tu! Ma che scelto, le ho trafugate tutte quante alla Sony, ora ne facciamo i soldi, ah! E in che senso ne facciamo i soldi, chi morire? Tanto che non se ne trovano più in giro, le venderemo di seconda mano, ma al doppio del prezzo, così da diventare ricchi! Ma si può sapere che spacchio di alieno sei tu, ah? Tu sei un criminale travestuto d'alieno! Polizia intergalattica, alto là! Che sto qui è, Freezer? Ma che mi è preciso? Ma che siamo del Dragon Ball? Ma quale Freezer? Che sto sbirro è? Ispettore, a cosa devo questa visita? Totò, sei ricercato da mezza galassia, è un miracolo che ti ho trovato io per primo. Che cos'è? I tuoi superiori ti hanno dato l'ordine di arrestarmi? Sì, ma non ti arresterò se mi darai la metà dei guadagni delle vendite di quelle PlayStation. Non penserei a dire di no, altrimenti con questo detonatore farò esplodere l'intero deposito. Metà dei guadagni? Ma sei uno dei sbirro, cosa è per davvero? Ma io ti azzicco sta pistola e non butto su naso. Ma come spacchio su combinati staliani? Sono più pazzi in altro, ma chi ne scena di Gomorra? Altro che a galassia, che sti venono riscambia. Bene Totò, allora moriremo tutti qui e adesso? Non ci arrivi, manca un cillo dopo stante con nodo.
Ma che cos'è questa luce? Dove mi trovo? Minchia santo, chi sto in problema? Benedetto, io dovresti da insegnare da fare i triple edit, tu non mi scudi. Ma ieri mi accattai a schinnere Vegeta. Minchia, ma che sogno andò a paradiso? Mi sa ci sono gli angeli che stanno giocando a Fortnite. Puttana rieva, ma è cangiare sto joypad. Oh, che state facendo con questo spricca e sprac? Non lo faccio mangiare! Oh, nano, tranquillo, siamo in pausa pranzo. Dino a spaccare qualche nolo, anzi, non bravi. E avventuri che siete in pausa pranzo con questo spricca e sprac? Andate a travagliare come un nude che da sotto c'è un nubesso! A per la PlayStation, il lavare lato San Petro! Nanno, perché non ti vuoi da sotto a un ferno a fare budello, ah? Signor nanno, io sono un suo grandissimo fan, è un piacere vederla anche se siamo morti, eh! Pezzo di cretino, che ci fai qua? Tornatene subito sulla terra, la tua missione non è finita prima che ti squagli un dozzo e bimbo! Allora non sono morto davvero, ok, signor nanno, spacca tutto, allora tornerò sulla terra! Torna sulla terra e distruggi tutte le spricca e sprac 5 che sono un'invenzione demoniaca! Distruggere tutte le PlayStation 5? I piccinini stanno crescendo tutti sciamoniti in questi sprick e sprack! Distruggi tutto! Va bene, signor nanno, spacca tutto per lei, questo e altro, ci penso io! E ora fuori, ricca! Oh, caga! Giovanni, rispinchiti, Giovanni! Ah, minchione, ma che cosa è successo? Sei stato colpito da un raggio laser di rimbalzo, per poco non morivi. Il nostro amico alieno è riuscito a fare scappare il poliziotto spaziale. Forza, Giovanni, susiti che dobbiamo vendere tutte queste spricche sprac. Ah, le spricche sprac, giusto. Giovanni, chi è? Mi sembra strano, sicuro che va tutto bene. Sì, va tutto bene. Senti, il detonatore che aveva quel poliziotto è questo qui che ho vicino alla mano, vero? Sì, mi raccomando, non lo toccare che è pericoloso. No, Giovanni, aspetta, Giovanni, no! Tu spascio il cellulare dalla testa, tu spascio! Oh, bastardi! Non mi posso allontanare un attimo, che vi mettete sempre in dai vai, tutto lui. Ah, ma siete due teste e bomba! Mi compare alieno, lo sapevo che saresti venuto a salvarci. Dai, faccio uscire di qui, ti prego. Ebbene sì, la Federazione Galattica ha bisogno del vostro aiuto, quindi vi devo far uscire. Andiamo, via! Viva libertà, libertà! Oh, aspetta un attimo, ma qua, questa è un'altra cella, siamo ancora in carcere. Siamo un decarcere minorile di Catania, la Federazione Galattica sta conducendo degli esperimenti sui detenuti più giovani. E mi è che spacchio mi conti dei detenuti più giovani, mi fanno escire, raga! E non posso, la Federazione dice che se non portate a termine l'esperimento dovete rimanere qua accomodando i cunnuti. E quale sarebbe l'esperimento che dobbiamo portare a termine? Sentiamo. Dovete semplicemente fare capire a questi due giovincelli che quello che hanno fatto è sbagliato e che quando usciranno di qui non lo rifaranno più. Scusate, paparelli, posso sapere gentilmente il motivo per il quale siete qui dentro? Io ci sparai, dai, a mamma, perché non mi voleva accattare la PlayStation 5. Io ci resa a fuoco la macchina del professore d'italiano perché mi ha bullato. E io ho visto rieducare sti ruscavaddati, che ci vuole un 41 bis, canta, chitarra, chiave, stanno a stare a vita caiccia di sti qua. Ma non ti conviene che gli hai una chiave, perché in quel caso anche tu rimarrai qui per sempre a fargli compagnia, a fare fulini. Oh, vai, tranquillo, ora ci penso io con i bambini, ci so parlare benissimo. Tutti e due con Nutelli siete stati birichini, non si fa, chiedete scusa subito. Hai sentito, Ciro, domandiamoci scusa a sto perepocco, vai! Io ti dico, Giovanni, salvi! Alieno, fa qualcosa, ti prego, che se ne ammazzano, fammi scappare da qua! Avete ragione, l'esperimento è totalmente fallito, meglio tornare nella nave madre prima che ne spacco un culo. Minchia, oh, questi umani sono davvero irrecuperabili, sono dei selvaggi, ora ci abbiamo un bello raggio antigravitazionale, facciamo scoppiare tutta la terra. Falco 2, allora qual è stato l'esito dell'esperimento? Un completo fallimento, capitano, sono dovuto scappare con i miei amici perché ci stavano per uccidere. Niente, dobbiamo prendere provvedimenti, dobbiamo far esplodere la Terra. Falco 2, rilevo due presenze anomale nella navicella, non è che ti buttasti una ultra volta a due buttane da galassia d'Andromeda, vero? Quale buttane, capitano? Ho sbagliato a teletrasportare i miei amici e ho teletrasportato i detenuti. Sogno perso, mi aiuti, è scesa! Qui vi ho mostrato semplicemente questo. La commedia siciliana riguardo sugli alieni in Sicilia. Mentre
Qua adesso parliamo riguardo all'astronomia, ai pianeti, e sono Giove e Saturno, quelli che ho ripreso. E ci ho fatto parecchie foto, e adesso ve le mostrerò. Allora, queste sono le foto del mio terrazzo. Quello che vedete è il pianeta Giove. Anche questa foto, qua invece sono due. Non sono due, quella è una stella in basso, invece quello in alto è Saturno. Questo punto luminoso qui, che vedete. Ok, vediamo se ce n'è un'altra. Sì, più dettagliata. Adesso vi mostrerò un video dove ho fatto un piccolo tutorial su quello che ho preparato, il telescopio, il treppiede e l'adattatore. Insomma, quello che il materiale che mi serviva per l'astrofotografia. L'astrofotografia è una cosa quando ti dedichi alle fotografie sull'astronomia. Lo dice la stessa parola, astrofotografia. E io me ne intendo di queste cose. Quindi vi auguro una buona visione. Allora, sono qua. E questa è la mia attrezzatura. Questo è il mio adattatore, qui, che mi serve per il cellulare, che vedete. Questo serve per fare lo scatto in modo che la foto non venga mossa. Lì abbiamo Giove. E vediamo se riesco a farvi inquadrare Saturno. Sì, quello si vede, ok. Questo è il mio telescopio, lo Skywatcher 70-900. Allora, innanzitutto andrò a utilizzare questo strumento per scattare le foto. E poi andiamo propriamente direttamente a usare questo qua, che serve per l'appunto per l'astrofotografia, ovvero dedicarsi a scattare le foto ai corpi celesti, pianeti, galassie, nebulose. Però, visto che ho sto tipo di telescopio, utilizzo per i pianeti, le stelle, la luna. Qualche volta sono riuscito a osservare anche la galassia di Andromeda, ma non si vede tanto granché. Con un filtro si è visto qualcosa. Poi magari vi mostro qualcosa. Comunque, vi piace? Questo sono io, le mie foto che mi sono fatto della maglia della NASA. Bene. Vi ho mostrato questo. Adesso è il momento che vi mostri le foto riguardo ai pianeti. E da dove cominciamo? Da Giove. Ok. Qua è al telescopio, Giove con le sue quattro lune, Io, Ganimede, Callisto e Europa. Queste sono il nome delle quattro lune. Invece qua vediamo Giove con la qualità degli ISO su 80, in modo che si intravedono pure le sue bande. La macchia non è tanto visibile, perlomeno. Allora, stiamo osservando Saturno, giusto? Il re dei pianeti, il più grande pianeta del Sistema Solare, il gigante gassoso. Bene, qua sto registrando il video, giusto? Se scusatemi, ho mosso un pochino l'obiettivo. Un attimo che do una centrata.
che propriamente si vedono i suoi satelliti, le sue quattro lune. Che è successo? Aspettate, e si è scombinato tutto, però riguardo la foto che l'ho scattata mi è venuta bellissima. Ah, eccole qua. Visto Calisto, Europa, io e Ganimede, le quattro lune. Ma in realtà Giove ne ha più di quattro. Se non sbaglio, 97. Si sono scoperte l'anno scorso. Ora vediamo se riesco a fare un video in modalità pro, così riesco a prendervi anche le bande. Ma propriamente, stavolta bello mozzafiato, eh? Quello, una cosa che avrei sempre voluto. Stavolta le foto si sono superate, eh? Ma proprio dovete vedere qua il video. Peccato che non si vedono i suoi quattro satelliti, però il mio principale obiettivo è questo, le sue bande. Guardate, le vedete? Belle. Vediamo se c'è anche la macchia rossa. Voglio riuscirci. Forse un po' esagerato. Vediamo se c'è la macchia rossa. Dovrebbe esserci, eh? Comunque, si vede, sì. Perfetta! Le bande del pianeta gigante e gassoso. Ma di più, lo spettacolo mozzafiato sarebbe la grande macchia rossa. Comunque, spero che vi piaccia. E visto che è al contrario, la macchia secondo me la dà sopra. Poiché il pianeta gira veloce. Quindi la macchia c'è. Però è un po' in alto, mi sa. Però si vedono le sue bande. Che è la parte che mi piace di più quando lo osservo. Passiamo al prossimo, Saturno. Vediamo se riesco a riprendere anche Urano. Ok, questo è il pianeta Saturno. La qualità degli ISO non è su 80, altrimenti si sarebbe visto molto chiaramente. Questa è la qualità alta che si dovrebbe usare riguardo quando si voglia fare lo scatto sulle stelle o la Via Lattea. Ma siccome sono in un paese dove c'è l'inquinamento luminoso, non è una cosa facile. Questo è Saturno, qualità ISO 80. Visto, si vede molto chiaramente. A volte vedo il suo satellite Titano. Capita, ma a certe volte no. Perché Saturno è più lontano di Giove, non è che è facile, ma pure lui ha delle lune. Ok, vi ho mostrato... No, aspetta, soltanto le foto. Adesso vi devo mostrare i due video su Saturno. E poi vediamo cosa posso mostrarvi. Eccolo qua, il nostro caro Saturno. Titano non c'è traccia, però dovrebbe esserci anche la sua luna. A volte l'ho incrociato, eh. Non vi dico una bugia. Ce la fa questo tipo di... Eccolo, l'ho visto stavolta. Visto, non vi ho detto una bugia. A volte si riesce a vedere il suo satellite. Sì, ora niente. Da una parte deve essere Titano. Può avere anche più di altre lune.
Comunque, da una parte dovrebbe averlo. A parte che ne ha altre. Adesso vediamo se riesco a fare una bella foto in modalità pro, così regolo anche la qualità. Però di più volevo mostrarvi Titano. Zoom un poco, vediamo che riesco a vedere. Se ci sono dei puntini, ci sono dei suoi satelliti, che penso che sia Encelado, Rea e gli altri. Non è che sono stelle qualunque, sono i suoi satelliti. Però di più volevo vedere Titano. Eccolo qua, ora c'è soltanto un po' di vento. Sto soltanto registrando il video. Guardate, eccolo qua che sta per passare, però peccato che non si veda Titano. Perché a volte mi appare. E va bene, queste erano le foto che vi ho mostrato e anche i video che ho registrato. Se vi aspettate che riprendi qualche stella cadente, purtroppo quello non posso accontentarvi. Ma posso riguardo a parlarne riguardo a un'esperienza avvenuta anni fa, che ci sono riuscito registrando un video a caso nel cielo. Vediamo se vi riesco a riprendere le Pleiadi e anche Urano. Boh, non so, però ci tendo. Allora, lo spettacolo mozzafiato questo qui e questo qua. Allora, qua intravediamo Giove, bello luminoso brillante, nel cielo. Qua intravediamo le Pleiadi, un ammasso stellare, che a occhio nudo si vedono 7 stelle, invece col telescopio più di tante. Invece qui al centro ci sarebbe Urano. Ma purtroppo non sono riuscito a riprenderlo. Però vi ho indicato con un cerchio e una freccia il punto dove si trova. E adesso vi mostro una foto. Ed eccola qua infatti, visto come vi ho detto. Allora, il telefono era troppo scarico, quindi non ho avuto il tempo. Poi non era facile perché non c'erano punti. Sì, qualche volta sono riuscito a riprenderlo e ve l'ho mostrato. Si vede come un puntino di colore verde acqua. Giusto? Però, visto che è un pianeta che non si vede a occhio nudo ed è il più distante, non è così facile catturarlo. Per lo di più Nettuno, che tanto tempo fa mi è capitato di prenderlo come una macchia scura, il pianeta più distante, e non è affatto facile. Mi hanno aiutato un gruppo di stelle a trovarlo. Ecco cosa intendo dire dei punti fissi, dei punti di riferimento che ti aiutano a individuare la via che stai per cercare. Insomma, è come se ti sei perso e non trovi la strada. C'è qualche punto di riferimento e ti aiuta. Così è la stessa cosa. Bene, vi ho mostrato questa cosa. Vediamo se riesco a trovare qualcos'altro. In caso passiamo alle stelle cadenti. Allora, volevo mostrarvi questo qua. Con l'app Snapseed che ho fatto il confronto delle foto di prima a dopo, ovvero rendere il contrasto e la luminosità in modo da vedersi più chiaramente. Prima ero in quel modo e dopo così. E chi è? Giove. Poi qui anche
Giove, lo stesso. Invece è qui Saturno. Tutti e due. Perciò, che posso dirvi, Saturno non si vede tanto bene, anche se ho ridotto il contrasto e un po' della luminosità. Molto meglio è l'immagine originaria. Però su Giove ho ottenuto grandi risultati. Allora, come potete vedere, si intravedono le bande. E non solo. Guardate attentamente, proprio nel centro, la grande macchia rossa. Ora ve la mostro. No, è qua. Non si nota perché è al contrario. Visto? Ve l'ho indicato. Questa è la macchia rossa. Non è facile, però è questa qua, si vede. Bene, e queste erano tutte le foto dei pianeti che vi ho mostrato. Adesso passiamo alle stelle cadenti. Le solite Perseidi. Per San Lorenzo, le stelle cadenti, esprimete un desiderio e si avvera quando vedete una stella cadente. Che posso dirvi? È soltanto un detto, tanto così i desideri non si avverano con le meteore che cadono. Sapete quando ne ho viste io di stelle cadenti? Parecchie volte. E i desideri mica si avverano, è soltanto un detto. Però è bello vedere questa pioggia di meteore. Quindi adesso che cosa voglio intravedervi? Allora, ricordate parecchi anni fa che vi ho parlato che sono riuscito a riprendere una stella cadente mentre registravo a caso nel cielo? Bene, ma questa volta purtroppo non ci sono riuscito. L'ho vista soltanto io con i miei occhi e basta. Quest'anno. Ma non sono riuscito a registrarla, mica una cosa facile. Una meteora passa molto velocemente. Non è così facile. Esatto, questo qua. Tipo che posso dirvi? Astronomy Universe, episodio 27. La scorsa estate dell'anno 2000 sono riuscito a filmare una stella cadente. E c'ho pure il video, che adesso ve lo andrò a mostrare. Però peccato che non sia riuscito a riprendere una stella cadente pure quest'anno. L'ho vista soltanto con i miei occhi, ma purtroppo anche registrandola, filmandola, niente. Non è che è stato facile. Comunque, vi faccio vedere il video di parecchi anni fa. Parecchi anni fa. E poi concludiamo. Mi è sembrato di vedere una stella cadente. Forse. Vediamo, cercherò di controllare. Spero di averla ripresa. E che dire, vi ho mostrato il video, giusto? Di 2 anni fa. Quando, in cui ho ripreso una stella cadente. E vi ho mostrato anche il canale YouTube. Perché il video l'avevo caricato anche. Non solo ne avevo parlato, ma ho anche caricato il video. Ed è stata un'esperienza straordinaria quella. La prima volta che riprendo una stella cadente, che non è una cosa facile. Di fatto quest'anno non è che ne ho ripresa una. Alcuni possono riprenderla. Però il trucco sta qui. Se volete propriamente riprendere una stella cadente, registrate tutto il tempo. Ovvero filmare e un punto qualsiasi nel cielo. E vedrete se passa una meteora. Perché con le foto è difficile. Non è mica facile, sapete. Semmai se vuoi una foto fai lo screenshot. Ed è
Buono, no? E niente, non ho nient'altro da dirvi. E niente, che posso dirvi? Solo questo. Questo video l'ho dedicato a questo, al Ferragosto 2023, e ci ho fatto uno speciale sulla fantascienza e l'astronomia, riguardo parlando anche sulla vita extraterrestre, e anche facendo un po' di ironia sugli alieni, tipo con la commedia siciliana di Davide Chio di Catania dintorni. Poi vi ho mostrato anche le foto dei pianeti, giusto Giove e Saturno, e anche riguardo che pochi anni fa abbia ripreso una stella cadente, che sono riuscito a filmarla e non è una cosa facile. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto e direi che posso concludere qui. Ebbene ragazzi, spero tanto che questo video venda di Astronomy Universe, il 57esimo episodio, Ferragosto 2023, speciale Sci-Fi Astronomy, Life Extraterrestrial. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, mettete un bel like e noi ci sentiamo al prossimo video.